L'oroscopo di Paolo Fox per il 2019 è per il segno dell'acquario, dall'amore al lavoro, la salute, la fortuna, la vita di coppia, è un anno importante il 2019 per l'acquario che torna con un pieno di ottimismo e di voglia di fare. Con le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per l'acquario il 2019 si annuncia come l'anno del passo avanti verso la realizzazione di un desiderio. Chiamata dirette, opportunità impreviste, occasioni e aiuti dall'esterno. Già da gennaio si registra una fase di grande attività e per molti sia per destino che per volontà ci saranno delle trasformazioni. Scopriamo tutto con l'oroscopo del Sagittario di Paolo Fox per il 2019. Oroscopo Acquario 2019 Paolo Fox, segno per segno le previsioni di Paolo Fox. Come sarà l'anno 2019 per gli amici dell'acquario, cosa dicono le stelle? Con l'oroscopo di Paolo del 2019 le previsioni per i prossimi 12 mesi, dall'amore alla salute, dalla vita di coppia al lavoro e la fortuna, scopriamo come saranno questo nuovo anno appena iniziato per l'acquario. L'oroscopo di Paolo Fox per l'acquario 2019. Le previsioni 2019 di Fox in amore per il segno dell'acquario. Il mese tiepido per l'amore è luglio anche se non manca ma potresti distrarti per colpa di altre situazioni, magari quelle economiche. Una particolare agitazione resta vita attorno a giovedì 18 luglio quando la luna si troverà nel tuo segno zodiacale. Le coppie di vecchia data possono andare avanti con i progetti ma devono fare attenzione al portafogli. Agosto è interessante per verificare la tenuta di una coppia. La realtà però è che c'è scarsa vitalità in amore. Questo non significa per forza separazioni o problemi. Attenzione al 7 e al 14 agosto ma in generale questo non è il mese ideale per fare azzardi, in consiglio è di fare attenzione alle uscite, di amministrare bene. Paolo Fox Oroscopo 2019 per il segno dell'acquario, come sarà il 2019 per il lavoro. Molto importante le amicizie, lo saranno davvero per tutto l'anno. Una persona che ti stima ti potrebbe aiutare nella realizzazione di un progetto. Si pensa ad una situazione di grande cambiamento e da mettere in cantiere a giugno, attorno a mercoledì 13 marzo ci sarà una buona notizia o una risposta. È l'anno dei grandi esperimenti creativi ma ogni mutazione deve essere desiderata. Chiamate per chi si fa notare ma se una persona si chiude in casa non arriva niente. Una compravendita rimandata da tempo sarà portata a termine entro pochi mesi anche se non al prezzo desiderato. Per chi ha iniziato un nuovo percorso di studi l'anno è favorevole. Oroscopo del 2019 Paolo Fox per l'acquario, soldi e fortuna. Un rinnovo, un contratto in sospeso, questioni di soldi? Attenzione perché è probabile un blocco totale dal 6 al 21 maggio, alla fine dello stesso mese però le cose torneranno favorevoli. Significa che è probabile che tu non ti metta d'accordo su certi compensi. Se un lavoro ti ha stancato o svolti attività diverse tra loro è probabile che tu debba fare una scelta importante. Se vuoi cambiare lavoro o tipo di studi è da provare soprattutto dal 21 maggio, il periodo migliore. Giornata interessante quella del 24 maggio visto che la luna sarà nel tuo segno. Quest'anno sembri particolarmente determinato.
Le previsioni di Paolo Fox Oroscopo 2019 per la vita di coppia. Per l'acquario. La vita di coppia a marzo è più semplice da gestire. Chi ha tentato senza riuscirci di vivere una relazione importante n passato ora può ritentare. Gli incontri non saranno per tutta la vita, ma un'avventura è garantita per chi non si chiude in casa. In questi giorni può arrivare anche una buona notizia se hai messo in vendita qualcosa o se cerchi denaro per sbloccare un progetto. Lo stress è alto, ma per fortuna la creatività e la voglia di emergere riescono a fare superare qualsiasi fastidio. Paolo Fox Oroscopo 2019 per il Sagittario, la salute. Forma fisica discreta e le prime due settimane di agosto invitano tutti i nati acquario al più completo relax. Per colpa della stanchezza e del nervosismo potresti commettere imprudenze nella seconda settimana di agosto, quindi non mettere a repentaglio il tuo fisico per situazioni banali. Un po' di accortezza quando cammini, caviglie e piedi sono i punti deboli. L'ultima parte del mese di settembre sarà la più favorevole. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.